San Benedetto da Norcia, che con la croce, il libro e l'aratro ha evangelizzato l'Europa, addolcendo la religione cattolica e l'intero corso del Medioevo, tramite la sua regola ha gettato le basi di unità della moderna Europa. Lo spirito di comunione, condivisione e collaborazione, cardini del suo pensiero, sono oggi infatti i fondamenti dell'Unione Europea e si sono sviluppati nel corso dei secoli a partire dal suo operato. Al fine di consacrare la grandezza del santo, il 24 ottobre del 1964 a Monte Cassino, Papa Paolo VI lo ha proclamato patrono primario d'Europa, con un breve apostolico dal titolo Pacis Nuntius, ossia messaggero di pace. Lo stesso Papa Paolo VI ha sottolineato come la regola benedettina cementò quell'unità spirituale in Europa, in forza della quale popoli divisi sul piano linguistico, etnico e culturale avvertirono di costituire l'unico popolo di Dio. Unità che, grazie allo sforzo costante di quei monaci che si misero al seguito di sì insigne maestro, divenne la caratteristica distintiva del Medioevo. Per ripercorrere la vita e i valori della sua regola, seguiremo le tappe della Via Benedicti attraverso l'Umbria e il Lazio. L'itinerario tracciato da Benedetto è lo stesso che noi vi presenteremo nel corso del documentario, da Norcia che gli diede i natali fino a Monte Cassino dove morì, passando per la Sabina e per Roma. A Norcia inizia il nostro viaggio. Nella splendida cittadina umbra, infatti, San Benedetto nacque verso il 480 dalla nobile famiglia Nicia. La sorella gemella, Scolastica, divenne santa a sua volta e anche a lei è dedicata una chiesa nella città umbra. Prima del terribile terremoto che l'ha colpita il 30 ottobre 2016, Norcia era un monumento a San Benedetto a cielo aperto. La basilica dedicata al santo si ergeva maestosa nella piazza principale, proprio accanto alla statua in suo onore, che oggi è una delle pochissime testimonianze rimaste intatte. Prima che il sisma la demolisse, la basilica era il risultato di una stratificazione di interventi costruttivi e di restauro avvenuti nel corso dei secoli e, secondo la tradizione cristiana, sorgeva sopra la casa natale del santo. Oggi purtroppo rimangono quasi soltanto le fondamenta e la facciata non è più visibile in quanto ancora completamente coperta per via dei lavori di ricostruzione. Norcia è ancora oggi, dopo oltre 2 anni, una città in difficoltà e quasi del tutto da ricostruire. A 12 anni San Benedetto fu mandato con la sorella a studiare a Roma, ma sconvolto dalla corruzione e la vita dissoluta della città, ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo per non precipitare anche lui totalmente nell'immane precipizio. Disprezzò quindi gli studi letterari, abbandonò la casa e i beni paterni e volle far parte della vita monastica. All'età di 17 anni, insieme con la sua nutrice Cirilla, Benedetto si ritirò nella Valle dell'Aniene, lasciò poi la nutrice e per circa 3 anni fino alla Pasqua del 500 visse come eremita in una grotta nel monte Taleo, nei pressi di Subiaco. Qui rimase per quasi 30 anni predicando la parola del Signore e accogliendo discepoli sempre più numerosi, fino a creare una vasta comunità di 13 monasteri, ognuno con 12 monaci e un proprio abate, tutti sotto la sua guida spirituale. Benvenuti al Sacro Speco, questa parola significa la Santa Grotta. Qui ha vissuto Benedetto, San Benedetto, per 3 anni. Benedetto, come il nome stesso lo dice, nacque a Norcia. Nacque in un periodo molto particolare, 480, che è il collasso dell'impero romano. Lui obbedisce al suo padre e va a Roma a studiare. A un certo momento ha la vocazione di fare l'eremita e sceglie Subiaco.
sceglie Subiaco perché già in quel periodo esistevano delle piccole comunità di eremiti e lui chiede a uno di questi, poi incontrandolo, di farle eremita. Metto rimarrà 3 anni in questa grotta dove mediterà su quello che dovrà fare, diciamo partorirà la sua regola nella sua mente e rimarrà 30 anni in questa valle. 30 anni in questa valle costruendo 12 piccoli cenobi e poi spostandosi a Monte Cassino. Durante il suo periodo di eremitaggio incontrò anche dei pastori. Questi pastori venivano da lui per essere catechizzati e in qualche modo gli portavano anche loro da mangiare. E Benedetto ricompensava il do ut des. Io do a te, tu dai a me, tu mi dai da mangiare, io ti educo. E questi pastori, vedendo l'importanza del soggetto, girando un po' per i paesi, davano la notizia. E a un certo momento Gregorio Magno, che è il biografo, dice che molte persone andavano a trovarlo. E voi capite, chi vuol fare l'eremita significa eremos in greco, significa deserto, voglio vivere da solo, ma se le persone vengono da me ci deve essere un motivo. Dunque Benedetto capisce l'importanza, lascerà la sua vita eremitica e la trasformerà in vita cenobitica. Oggi il monastero di San Benedetto di Subiaco, uno dei più significativi luoghi spirituali per la Chiesa, ha il compito di custodire la grotta in cui il giovane Benedetto da Norcia trascorse un periodo di vita eremitica prima di dedicarsi alla vita cenobitica. Negli anni tra il 525 e il 529, Benedetto decise di abbandonare Subiaco e si diresse verso Cassino, dove sopra un'altura fondò il monastero di Monte Cassino, edificato sui resti di templi pagani. A Monte Cassino scrisse la regola e vi morì nel 547. L'abbazia di Monte Cassino è la casa madre di un ordine che si estendeva da un confine all'altro dell'Europa e che più di ogni altro ha contribuito alla nascita di una cultura cristiana europea. Questa cultura cristiana europea fonde le sue radici nella regola benedettina, sviluppata dal santo nel VI secolo d.C. La regola consta di un prologo e di 73 capitoli e rappresenta la sintesi più matura delle esperienze monastiche precedenti. Dopo un primo momento di coesistenza con altre legislazioni monastiche, la regola di San Benedetto finì per prevalere ed essere adottata in tutti i monasteri, in forza della sua intrinseca validità. Tra i valori essenziali della regola ci sono il lavoro, la condivisione, la comunione, l'ospitalità e l'assistenza ai più deboli. L'ozio è nemico dell'anima. È per questo che i fratelli devono in determinate ore dedicarsi al lavoro manuale, in altre invece alla lettura dei libri contenenti la parola di Dio. Farfa, antica abbazia benedettina del VI secolo, è uno dei più famosi centri monastici del Medioevo, tant'è che Carlo Magno la nominò abbazia imperiale. L'abbazia di Farfa rappresenta oggi un modello moderno di vita e spiritualità monastica benedettina, per la sua antichissima storia e tradizione e per come i principi dell'ora et labora riescono a dialogare col mondo di oggi. È l'abbazia di Farfa una storia più che millenaria in questo territorio della Sabina, ma per la sua attività, per i suoi collegamenti, sia col potere politico sia col potere ecclesiastico, ha avuto un'influenza straordinaria anche al di là dello stesso territorio sabino. L'ascia di San Benedetto è innanzitutto la presenza di una comunità monastica che attesta anche che la vita benedettina è stata vissuta senza interruzioni, possiamo dire fin dall'epoca della fondazione che risale al VI secolo d.C.
una comunità monastica che, incarnando lo spirito della regola di San Benedetto, si dedica innanzitutto alla preghiera, al lavoro nelle sue varie forme, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale e all'accoglienza di tante persone che vengono a visitarla, non solo con un interesse culturale, ma anche spirituale, perché ci accorgiamo sempre più che la gente di oggi va alla ricerca di luoghi in cui possa gustare il silenzio, e anche attraverso le strutture architettoniche e le opere d'arte possa cogliere un messaggio di pace, di bene. San Benedetto da Norcia è il patriarca del monachesimo occidentale. Venne definito da San Gregorio Magno come un astro luminoso in un'epoca segnata da una grave crisi di valori. La sua regola, infatti, che riassume la tradizione monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. Le comunità benedettine sono autonome, ma non isolate dal resto del mondo. Non è la clausura il punto, ma la comunità e l'ospitalità. Il monastero, strutturato secondo il pensiero del santo, si incorporò nel mondo e svolse una grandiosa azione economica, sociale e culturale che fece dei benedettini i maestri e gli agricoltori d'Europa. Diventò per larghissima cerchia banca, laboratorio, azienda agricola, scuola e biblioteca e diede inizio ad una nuova fase nella storia dell'Europa e del cristianesimo. San Benedetto ha suscitato un rinnovamento etico e spirituale che ha il suo centro propulsore nei valori del cristianesimo. Grazie a Benedetto e alla sua regola, il cristianesimo si è espanso sul territorio europeo come mai prima di allora, toccando i paesi del nord Europa e gettando le basi dell'identità europea odierna. La regola benedettina, nella sua diffusione capillare in Italia e in Europa, ha trovato massima testimonianza a Roma, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, una delle quattro basiliche papali di Roma e la seconda più grande dopo San Pietro in Vaticano. Splendido esempio di arte paleocristiana, rientra nella lista del patrimonio dell'UNESCO e ancora oggi porta avanti i valori di comunione e preghiera di Benedetto. Tra le più significative abbazie benedettine in Europa ricordiamo Westminster Abbey in Inghilterra, l'abbazia di Notre Dame d'Orval in Olanda, l'abbazia di Lorsch in Germania, l'abbazia di San Gallo in Svizzera, l'abbazia di Cluny in Francia e molte altre. L'opera di San Benedetto deve considerarsi non solo un faro nel buio del Medioevo, ma anche il primo nucleo di un'idea di aggregazione europea. Nella modernità la regola di San Benedetto può dire ancora tanto, e non solo a noi monaci che dobbiamo viverla, ma anche a tutti coloro che in qualsiasi modo si accostano a noi. Innanzitutto il richiamo ai valori dello spirito, e a una organizzazione anche, quindi guardano particolarmente oggi alla regola di San Benedetto anche le famiglie, anche addirittura i manager, perché così come organizza San Benedetto la vita comunitaria, si potrebbe e direi si dovrebbe organizzare anche la vita sociale nei suoi vari aspetti e nelle sue varie forme. La comunità, ci insegna San Benedetto, e noi ci sforziamo di attuare il suo insegnamento nella nostra vita comunitaria, deve essere una comunità ben organizzata anche, in cui ognuno svolge un ruolo ben preciso, ma a servizio del bene della comunità. Con la diffusione delle abbazie benedettine in Europa, il pensiero innovativo del santo trovò accoglienza e continuità al di fuori dei confini nazionali, strutturando un'identità europea non solo religiosa, ma di principi di collaborazione e di convivenza.